tornare in studio, ve l'avevo annunciato, è un'esclusiva di quelli che è il calcio. Il tema della settimana è la formazione del nuovo governo e uno dei grandi protagonisti di questo governo è Matteo Salvini, che tra l'altro nelle ultime ore sembra aver ridefinito completamente alcuni concetti base dei valori della Lega. Noi lo abbiamo in collegamento. Buongiorno Salvini, ci sente? Buongiorno a tutti e grazie per avermi ospitato in TV, dove sapete vado raramente. Sì, è molto schivo. Sì. Infatti sarà un po' emozionato davanti alla telecamera, Salvini. Sì, poi voi politici non vi piace proprio mostrarvi, soprattutto lei. No. Allora, vi fermo subito perché oggi non sono in veste di politico, ma di cittadino, di papà, di sportivo, di amante del calcio. E fatemelo dire, tifoso, nonostante la sconfitta con la e la Spezia, quest'anno c'è da tante soddisfazioni. Ho portato la sciarpa del mio amato. Ora la Milan. Riconosco, ecco. Ma mi aspettavo anche la felpa, devo dire la verità. Ecco. Sì. No, io scusate, ora al di là delle battute vorrei fare un saluto e un augurio a tutte le coppie di tutti i sessi, i colori, le culture, le latitudini per questo San Valentino d'amore, finalmente. Ma posso congratularmi, Salvini? Finalmente delle parole distensive, inclusive. Però scusi, non ce lo fa un accenno velato a genitore 1 o genitore 2? Prima gli amanti italiani. Quando mai ho fatto della questione etnica, sessuale, nord, sud, un motivo di scontro? No, mai! Cerchiamo di essere un attimo seri. Non è un'opinione solo nostra, Salvini, che lei sta facendo un po' retromarcia su tutte le tematiche della Lega, pur di stare in questo governo. La fermo su, noi abbiamo lottato da sempre per le nostre posizioni. Come scriveva quel grande filosofo, non vi è progresso senza conflitto. Quindi, che filosofo è, scusi? Karl Marx. Uno in cui lei si è sempre... non la riconosciamo più. Allora, il momento, facciamo i seri. Lo dico a Luca, lo dico a Paolo, dico... Non c'è bisogno di fare l'elenco ogni volta. Il momento del paese è disallegro, per citare Paolo Vallesi. Non è il momento né di litigare, né di contrastarci. Affrontarci, non dica tutti i verbi, e scannarci. È il momento della responsabilità e noi siamo qui perché la responsabilità ci colga svegli e presenti. Quindi... Posso dire, Salvini, io apprezzo molto anche che abbia smesso di parlare di migranti, almeno con i toni di prima, meno male. Allora, non mi pare che la politica sia cambiato. Migranti. È il momento, non è il momento di pensare quelli lì sui barconi. Che si chiamano? Speculare su chi adesso non dice neanche più la parola. I porti aperti, i porti chiusi, i porti e non porti, porti sì ma da sport, porti ma non a cena, si chiude alle 6 e il porto, bevi un bicchierino di porto, basta. La nostra amata Europa ci chiede responsabilità. La nostra amata Europa. E noi siamo qui per aspetto, perché lei è sempre stato un anti-europeista, Salvini, ma ci avremo le felpe con su scritto fuori dall'Europa. Cerchiamo di essere seri. Io mi si può dire tutto, ma che non sono stato coerente, costante, uniforme, coeso, critico, certo, ma mai anti-europeista. Ne parlavo l'altro giorno al telefono con Laura. Laura chi? La Boldrini. Ah, è diventata Laura adesso. È incredibile. Andate fuori d'accordo con la Boldrini. No, io avevo letto che l'avrebbe anche invitata a bere un caffè. Ma con la Boldra siamo in ottimi rapporti. La Boldra. Poi, la Boldra non suona bene, così. Che questo poi possa essere esteso anche a tutti i cumpa dei 5 Stelle. No. Ci siamo detti, ragazzi, nel rispetto delle regole. Ma facciamoci una pizza una sera di questo. Ah, ecco. Sì, certo. Anche con Di Battista, quindi. I raga meritano tutto rispetto. Hanno mostrato intelligenza, senso di responsabilità. Certo, uno vale uno, se poi alla fine l'ultimo è Toninelli, ma e questo è il rischio del gioco. Quindi non Salvini governerà anche al fianco di un Renzi? Ma Renzi, allora Matteo è stato coerente. Matteo li ha sempre fatti fuori tutti dopo averli proposti. E anche questa volta è stato così, è stato coerente con se stesso. Quindi questo un applauso è vero. Sia a Matteo che a Renzi. Però io adesso le devo fare per forza una domanda seria a Salvini. Cioè, come farete a convivere tutti sotto lo stesso tetto? Fino a ieri vi insultavate, no? Ma io continuerò a fare il mio lavoro, quindi sarò sempre via dal Parlamento. Abbiamo le fiere, le sagre, le elezioni. Il mio calendario da rispettare, sempre con la serietà, con la responsabilità e la voglia di dimostrare che la Lega c'è. Comunque. Ok, va bene.
Scusi, ma lei non era quello che voleva andare alle elezioni, così esatto, tornerei a... andare al voto. Sì. Perché, scusate, la Lega è il primo partito e si sa, il partito è la mente, l'onore, la coscienza della nostra epoca, quindi... Sì, bella frase sua questa? No, di Lenin. Ma Karl Marx, Lenin... Vabbè, dobbiamo prendere comunque spunto da chi ha avuto idee migliori prima di noi. Compagno Salvini, senta... Compagno Salvini vuole restare con noi a guardare le partite. A noi resto farebbe... volentieri, anche perché stasera c'è una partita molto interessante che riguarda l'Internazionale. Sì. E quindi io mi metto a dire, ragazzi, pazza Inter. Comunque è una squadra sempre di Milano. Ma era pure interista adesso. E quindi Milano. Ora che teme il sorpasso, se la nonostante stasera manchino Bastoni, mancherà Brozovic, mancherà Padelli. Dovranno fare a meno, dovremmo fare a meno di Beccalossi, poi c'è Canuti. Canuti gioca da mo'. Pazza Inter. Sì, Marzullo, una domanda per Salvini. Aspetti, Salvini, che Marzullo ha una domanda per lei. Senatore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, è più vero, senatore, che nulla di quel che accade nel mondo dei sogni è privo di senso? Sì. O è più vero che tutto quel che accade nella realtà ha sempre un senso? Oh, signore mio. Non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che fa comodo. Oh, ecco, giusto. E con questa grande perla noi la lasciamo collegata. Resti con noi per altre grandi perle. E grandi giravolte.